Iniziamo adesso la parte centrale della nostra sequenza, che lavorerà principalmente sul corpo e sulle braccia. E quindi ci portiamo all'inizio del nostro tappetino, i piedi anche leggermente separati, le ginocchia morbide, inspirando sulle braccia, inspirando scivoli. Vai scivolando le mani in terra e la fronte verso le caviglie. Sbilancia il peso in avanti. Il coccige sale verso l'alto, la testa morbida. Appoggia bene i palmi delle mani a terra e solleva i talloni. Pesa ancora un pochino più in avanti. Stacca il piede destro da terra, tallone al glute. In gamba destra lontana, appoggia il tallone a sinistro e il piede destro in affondo, come nella sala. Piede sinistro indietro, siamo nella vacca. Gomiti all'interno. Se sento bisogno, appoggio le ginocchia, se posso. Mantengo il corpo come un bastone, faremo tre cicolate di seguito. In qualunque momento senti il bisogno, appoggio pure le ginocchia, gonfia all'interno, spingi la mano in avanti, cicolate. Un bel respiro, tutto il corpo sta insieme. Addome forte, interno non sciattivo. Ancora una volta, gonfia all'interno, scivola. Verso il tappetino, richiama il medico la colonna, alisala. L'ultima volta, gomiti all'interno, scivola verso basso, dalle mani, appoggia le ginocchia, mento, petto, solleva i piedi e dal coccige srotola, quindi rimane a faccia in su. Collo dei piedi a terra, stacca le ginocchia da terra, sguardo su, mani che premono contro il tappetino, spalle lontano dalle orecchie. Cane a faccia in giù, espira ed inspira. Puoi ripiegare le ginocchia nell'alto e fermarti il cane faccia in giù con le ginocchia tese o flesse. Solleva i talloni e porta il piede destro tra le mani, tallone a piede, il sinistro avanti, alla panza, uttanasana. Mantieni il petto incollato alle cosce. Lascia scivolare la fronte verso le caviglie. Rilassa le spalle e la testa. Prendi il piede a terra e sali sul canale. Solleva le braccia. Andiamo subito giù per il nostro secondo salto verso le scivole. In avanti, piatto sulle cosce e fronte alle caviglie. Mani a terra, sui talloni, piede destro in alto e lontano. Piede sinistro indietro, palla. Gomiti all'interno, cicolate. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Profondi respiri, sempre attraverso la gola per aprire il naso, cane al battito. Solleva i talloni, srotola nuovamente nella palla. Spingi via il tappetino con le mani, apri le dita. Stacca il piede destro da terra, solo il piede. I glutei rimangono in linea. Spingi il tallone a sinistra un po' più avanti. E porta il piede destro sopra il sinistro. Ruota lateralmente, portando il taglio esterno del piede sinistro a terra. Sostieni sotto la spalla sinistra. Se c'è spazio, muovi il braccio. Se questo è stabile, piede destro sopra il sinistro. Se anche questo è comodo, piega il ginocchio sulla coscia. E se vuoi provare, afferra la luce. Stendi la gamba, spingi verso l'alto. Sali ancora un pochino. E in controllo, piega il ginocchio, appoggia il piede ed estendi tutto il fianco destro. Ritorna. Appoggia la mano a terra e siamo nella palla. Spingi via il tappetino con le mani. Stacca il piede sinistro. Solo il piede, il corpo rimane forte, compatto. Piede sinistro sopra il destro, ruota di lato. Continua la spinta da sotto l'ascella destra. Appoggia per il taglio esterno del piede. Se c'è spazio, sulla
gomiti all'interno. Solleva i talloni e appoggia le ginocchia. Appoggia i gomiti a terra e prendi le misure dei gomiti. Le ginocchia sono in linea con le anche e le spalle in linea con i gomiti. Allunga le mani davanti a te, il dito medio esattamente al centro del gomito. I palmi ben aperti. Facciamo un delfino. Spingi i piedi a terra. Spingi via il tappetino con le mani, le ginocchia si staccano. Continua la spinta, richiama l'ombelico verso l'alto, fletti il ginocchio, stendi l'altra gamba. Una e l'altra. Una e l'altra. Avvicina pure un pochino i piedi se c'è spazio. Sollevi i talloni inspirando. Ed espirando, prova a portare i talloni a terra, anche con le ginocchia piegate. Spingi via il tappetino con le mani. Ancora due volte.
Appoggia le ginocchia, collo dei piedi e fronte sul tappetino. Respira e prendi il battito. E ancora, punta i piedi, delfino. Le ginocchia possono essere tese o flesse, scegli la tua variante. E da qui, piega le ginocchia, porta il ginocchio verso l'ascella opposta. E ritorna. E per farlo richiama l'ombelico alla colonna, crea spazio sotto la pancia. Da un lato e dall'altro. Da qui prova a portare il ginocchio all'ascella opposta, gamba su, senza spinta. Prova a trovare il tuo equilibrio. E ritorna. L'altro. Gamba su. Spingi la pancia a terra. Senza saltare. Prova la tua concentrazione e in quel momento ti fermi, collo dei piedi a terra, fronte sul tappetino. Squadra anche un po' il coccio se senti il bisogno. Scegliamo un pochino le spalle, palmi rivolte verso l'alto come se avessimo due piatti che non vogliamo lasciar cadere. Portiamo le braccia all'interno, i gomiti si sfiorano. Apri all'esterno, porta le mani sopra la testa, mantieni i palmi sollevati.